Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. La prima domanda che ti faccio è questa: dopo la prestazione di Venezia, cosa ha influito in questo cambio? Cioè, come mai oggi non siete riusciti nel primo tempo a opporvi con la stessa qualità che avete avuto a Venezia ad una squadra forte, ma che comunque era, secondo me, anche inferiore a Venezia? No, oggi noi siamo entrati in campo per provare a fare quello che abbiamo fatto in allenamento. E loro si uscivano su una giocata 2 che noi ci arrivavamo, però il primo tempo sì, è stato difficile da dentro, come voi l'avete visto da fuori, però eravamo là, abbiamo preso, nel senso, occasioni che potevano loro fare gol, però anche noi abbiamo fatto 2-3 che potevamo fare. Poi il secondo tempo è un altro discorso, abbiamo preso un gol su primi minuti, e poi la partita non l'abbiamo fatta come l'abbiamo preparata, e questo è. Però ci abbiamo provato fino alla fine, con tutto, e quello che dobbiamo fare da adesso e poi di provare di fare meglio, perché bisogna fare meglio, siamo su un momento difficile che bisogna andare avanti a ribaltare questa situazione che la dobbiamo fare. Andremo avanti. Sì, mi chiedo come ve lo spiegate il fatto che non riuscite a consolidare i progressi, quindi potete fare una partita con molto buona Venezia, 49 azioni pericolose, 23 tiri, e poi come dire, invece subire anche un po' l'agonismo della Reggiana quando, diciamo, la partita forse è meno sul tecnico ed è più sull'agonistico e appunto calare molto nelle occasioni create e anche nella qualità del gioco. Io non credo che sull'agonismo non c'eravamo sul primo tempo, nel senso, cercavamo di andare, siamo riusciti di andare, tante volte sono usciti, però non è che da Venezia oggi si è cambiata totalmente la squadra. Ci abbiamo provato, secondo tempo, dopo che prendi un gol è un'altra partita, che cerchi di fare meglio per pareggiare, e ci sono tante cose tatticamente che escono fuori dalla voglia che devi provare a fare, però in campo noi ce l'abbiamo messo, nel senso, l'agonismo, non che non siamo stati a aspettare la squadra avversaria. Sì. Ciao. Ascolta, io ho visto però una squadra con delle debolezze sia sul piano tecnico, sul piano caratteriale rispetto ai vostri avversari, nette. Insomma, ho rivisto un po' a tratti lo Spezia visto col Como, ho rivisto un po' a tratti lo Spezia visto a Catanzaro nel secondo tempo. Cioè, è una squadra che, e non solamente a detta mia, a volte sembra priva di un'anima, priva di essere un gruppo compatto. Ecco, questa è l'impressione che noi traiamo nel vedere le partite dello Spezia, ed è estremamente preoccupante anche in ottica salvezza, dal mio punto di vista. No, la realtà adesso che bisogna vedere, non bisogna sognare, bisogna prendere la realtà. Adesso siamo su quella situazione che siamo adesso, e bisogna pensare per la salvezza e poi ritornare di andare avanti. Non è altro discorso. Noi bisogna lavorare, la responsabilità la prendiamo noi, perché siamo noi in campo. Che bisogna fare meglio, lo sappiamo, e lo dimostreremo sulle prossime partite, che noi che lo volevamo fare, perché non è che noi non cerchiamo di fare, però la responsabilità, come ha detto, la prendiamo noi e andiamo avanti a lavorare e a cercare, perché in questo momento siamo su un punto che diciamo che giochiamo per la salvezza, nel senso, bisogna andare avanti a vincere, nel senso, a prendere un punto, a fare 3 punti, però bisogna capire la situazione, che lo sappiamo già.